Sì, ci hanno rovinato Orizzonti Pokémon. Che cosa è successo? Ve lo spiego subito. Per chi non lo sapesse, Orizzonti Pokémon inizierà, per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel febbraio del 2024, così come annunciato attraverso un comunicato stampa che va ad indicare anche che questo evento farà parte dei festeggiamenti del Pokémon Day 2024, con la data d'inizio, sempre su Netflix come le ultime stagioni, il 23 febbraio. Però la serie in queste settimane sta cominciando in altri paesi e non in Italia, come inizialmente previsto per il mese di novembre, e in Inghilterra sono già disponibili 6 puntate, se non sbaglio, su una piattaforma di streaming. E ovviamente grazie a questo possiamo dare un'occhiata a quello che poi sarà il prodotto che arriverà anche negli altri paesi, ovvero anche il nostro. E hanno distrutto tutto, come avevamo benissimo ipotizzato anche noi stessi tempo addietro, perché purtroppo l'anime Pokémon in Occidente viene letteralmente disintegrato. Adesso andiamo a vedere cosa hanno fatto gli amici di The Pokémon Company International. E perché non cominciamo con la sigla, che poi arriverà anche in Italia adattata con il testo tradotto? Non ve la posso far sentire tutta, per vostra fortuna, perché altrimenti il copyright eccetera eccetera, ma qualche spezzone sì. Potevano mettere una qualsiasi canzone di Taylor Swift o cose del genere e sarebbe stata identica, ma poi cambia ritmo continuamente. Non oso immaginare come verrà tradotta in italiano. Diciamo che le ultime sigle di Pokémon non è che fossero chissà che cosa, anche se con esplorazioni un minimo di lavoro fatto bene con la prima e la terza c'è stato. In questo caso, un po' come la seconda di esplorazioni, è pura merda. Non capisco quale sia l'obiettivo, cosa hanno pensato mentre facevano questa sigla, però ovviamente è estremamente differente da quella giapponese. Non che in passato fossero più simili, attenzione, però in questo caso vedi la sigla, almeno a me non fa venire voglia di vedere la serie. Sembra una cosa fatta veramente a caso, di un prodotto scadente, quando in realtà sappiamo che Orizzonti Pokémon, forse tra le serie Pokémon di sempre, è una delle migliori a livello produttivo. E questo secondo me veramente va valutare già tantissimo il prodotto, perché la sigla di presentazione è, secondo me, non puoi presentarti così, soprattutto con un anime che cambia i protagonisti dopo oltre 25 anni. Non va per niente bene. Ma c'è ovviamente di peggio, perché se voi pensate che la sigla sia la cosa più brutta, in realtà no. Premetto che io ovviamente non ho visto le puntate, perché figuriamoci, ma a quanto pare la versione adattata in Occidente ha modificato quello che è l'obiettivo di Roy rispetto alla versione giapponese, dove sappiamo che ragazzo vuole diventare, vuole seguire le orme dell'antico avventuriero che le leggende narrano. E pare che nella versione che poi arriverà anche da noi in Italia abbiano appunto cambiato questa cosa, dicendo che Roy vuole diventare come gli allenatori di un tempo, proprio in modo generico, senza una reale motivazione, e soprattutto alla lunga perde ancora di più il senso quando verrà introdotto Lucius con tutta la sua storia eccetera eccetera. E mi sembra strano che lo staff di adattamento occidentale non abbia ricevuto delle indicazioni sulla antico avventuriero, in primis perché la serie sta comunque arrivando quasi un annetto dopo la trasmissione giapponese, ma credo che, non so bene come funzioni, alzo le mani, dalla divisione giapponese un minimo di indicazioni su come adattare certe cose debbano essere arrivate. Ma arriviamo al più grande problema per me di Orizzonti Pokémon, che era lo stesso delle ultime stagioni dell'anime con Ash e Pikachu, perché anche questa volta hanno ovviamente cambiato le soundtrack, ovvero le musiche che si ascoltano durante gli episodi, che non sono quelle giapponesi, ma per il 90%, percentuale che mi viene da dire sulla base del passato, sono state modificate, anzi non modificate, proprio create da zero, e c'è sempre quel cavolo di effetto di Mickey Mouse che spezza ogni cosa. Tra l'altro ho notato una cosa che per me non ha senso, che molte volte quando in giapponese non c'è una musica di sottofondo, nella divisione occidentale ci piazzano sempre qualcosa, come a dire: se non mettiamo una musica, il pubblico si addormenta, perde, diciamo, l'attenzione, eccetera, eccetera. Proprio considerando il pubblico che guarda la serie come bambini infantili, e lo possiamo capire anche dal tipo di musiche che hanno introdotto in questa serie. E qui possiamo vedere un confronto tra giapponese e inglese, con una scena molto specifica, ovvero quella in cui Roy incita il suo Fuecoco per utilizzare l'attacco braciere, mi sembra, contro gli esploratori. Questa è la scena giapponese. Sentite la musica in sottofondo. È una scena che, se non metti una musica epica, potrebbe anche quasi sembrare cringe,
ma secondo me in Giappone sono riusciti a renderla, almeno a me per quanto riguarda è piaciuta tantissimo, come dovrebbe essere, ovvero una scena veramente motivazionale, di carica di un allenatore verso il suo Pokémon, con una musica che è azzeccata. Ma adesso vediamo in inglese, ovvero come arriverà anche da noi, come è stata rifatta. Nulla da dire ovviamente sull'adattamento del nome di Fuecoco, perché così doveva essere, così me l'aspettavo e così è stato. Io non ho parole. Non ho parole del perché fare questi cambiamenti così. Ora, alcune musiche vengono comunque mantenute, soprattutto quelle lì che vengono prese dai videogiochi, perché probabilmente c'è, diciamo, un'imposizione da questo punto di vista. Ma io la domanda che mi faccio è: com'è possibile che l'anime di Pokémon sia uno dei pochi, se non l'unico, al mondo che non può o non vuole prendere le musiche giapponesi e portare il prodotto così com'è anche nel resto del mondo? Che problema c'è? Problema di copyright, di soldi? Anche se fosse così, avete tutti i soldi del mondo per pagare Sony e i diritti che hanno. E invece ci dobbiamo subire, non ricordo bene il nome di chi si mette a fare queste musiche, però sta di fatto che ha rovinato tutte le ultime stagioni dell'anime Pokémon. L'unica serie forse dove non ci sono stati questi cambiamenti è stata Pokémon Nero e Bianco, dove lì hanno tenuto tutte le musiche giapponesi, se ricordo bene. Ma in questo caso direi veramente che il risultato, ragazzi, è pietoso. E questa ovviamente è una scena di tante altre. Dunque, veramente il fatto di non sentire le host giapponesi che sono state pensate e inserite per una determinata scena in una serie come questa, che è un po' più storytelling rispetto a quella di Ash, con delle scene molto particolari, fate 2 più 2, insomma, valutate voi, secondo voi, se è un lavoro che è azzeccato oppure no. Per quanto mi riguarda, questa è la ciliegina sulla torta che va a rovinare l'anime Pokémon per quanto riguarda ovviamente l'Occidente. E purtroppo pare che le cose non cambieranno a breve. Io, ragazzi, sono veramente amareggiato e queste cose davvero mi porterebbero quasi ad invitarvi a guardare la serie in giapponese sottotitolata cercandola su internet, cosa che indirettamente sto facendo in questo momento, o semplicemente potete seguirla con noi ogni settimana. Mi dispiace per il futuro doppiaggio italiano, ma la serie vista così secondo me perde tantissimo. Dunque, voi fate le vostre considerazioni, guardatela come preferite, ma sappiate che allo stato attuale delle cose, guardarla in italiano, inglese, spagnolo, francese e così via, significa vedere un prodotto che è stato modificato in modo abbastanza pesante. Per oggi è tutto, questo era un video mezzo sfogo, mezzo di chiacchierata con voi. Voglio sapere ovviamente cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti, dunque vi aspetto lì. Qui dal vostro video per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.